Episodio 2, parte 4. La risposta di Freeman. Ho trovato il progetto di ricerca segreto della ChemSynth. Non so ancora di cosa si tratti, ma spero di trovare le risposte nel disco ottico che ho recuperato nel laboratorio idroponico di Chrysler. Risposte così importanti che Chrysler ha preferito uccidersi piuttosto che rivelarle. Lian ha rintracciato il leader di sezione rossa, Black King. Si trova nella substazione delle tubature della ChemSynth. Ha minato l'intera struttura per farla esplodere. Freeman è tenuto in ostaggio qui da qualche parte. Devo raggiungere Freeman e impedire alla sezione rossa di far saltare tutto in aria. Bene. E io sono senza munizioni, tra l'altro. Vieni! È qua su! Via, stai bene? Più o meno. Per fortuna sei qui. Com'è la situazione? Quanti sono? 25, forse di più. Tutti tra noi e Freeman. Black King lo sta portando nell'ala est. Black King? Il loro comandante. Ha riempito l'ala est di esplosivi. Dice che li ha collegati direttamente con se stessi. Non vogliono offendersi. Non l'ho mai pensato. Cerco di raggiungere Freeman. Quando ti chiedo di coprirmi, falli stare giù. Poi mi muoverò. Ma può portarsi tutti? No! Che cazzo? Cioè si è buttato. Si è letteralmente buttato. Vabbè. Boh, credo che ci sia anche molta deficienza artificiale comunque nel gioco, eh. Intanto ho ammazzato quello, no? Ah, minchia, ne è arrivato un altro. Accendendo la saletta. Questo lato è il libro. Ci vediamo dall'altra parte. Prendi questa. Perco. Sono fottuto. Non ho colpi, non ho niente. Mi hanno colpito! Ma Dio, dai! Madonna mia, veramente è pazzesca sta cosa. Mamma mia. Copertura. Presa e sistemata. Vabbè, sì. Niente, si muove veramente la... il movimento è pazzesco di sto gioco. Cioè si muove veramente come un ceppo proprio. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Vabbè, sì. No, vabbè, io veramente non lo so che devo dire. One shot, one kill, one opportunity, 8 mile intensifies. Ma qua sicuramente spunta qualcuno. Calla, ti pareva.
quando ci sono queste zone dove ti puoi nascondere, praticamente il gioco ormai ti sta dicendo nasconditi, perché viene qualcuno, viene sicuramente qualcuno a farti bubusette te. Proprio loro hanno giocato molto su questo fattore di spara e copri, spara e copri, spara e copri. Vedi, hanno proprio quasi... Hanno quasi rinnegato il genere action. Cioè sono con uno sputo di vita praticamente. Usa i tubi come copertura. Vado io, copritemi. Apri il cuore. Visto che bella sorpresina. Ho superato la cava. Non fatelo passare. Aspetta, perché qua ci sono le mine. Minchia, ti pare che meno male che ho sentito il din 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 din, il din 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 din, perché ero fottuto qua. Fortuna che l'ho vista anche dalla mappa, in realtà. Ci sono delle prove nascoste. Però non me le prende automaticamente le munizioni. Dannazione. Devo fare tutto io. Levatevi dai piedi. Ci penso io a finirlo. Lian, vedo i detonatori. Dovrai distrarlo tu. Al mio segnale. Ricevuto. Ricorda, se un proiettile colpisce di striscio uno degli esplosivi, siamo fregati. Quanto tempo prima che saltino gli esplosivi? Black King, via, spara! Fatto! Noi non abbiamo paura di morire. E tu? Oh, 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 oh. Aiuto, 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 aiuto! Fuoco! Ok, ora vai! Allora, uno l'abbiamo fatto. Dateci il disco, prima che si innescherò gli esplosivi. Coprimi! E giù! Salvare Freeman. Abbiamo minato tutto. Non puoi più fermarci. Via, spara. Perché lasci una donna a combattere al tuo posto? Fuoco! Ce l'ho. Quali mancano? Ma manca quella. Esplosivi. Elimina Black King. Come lo dovrei eliminare? Perché volete morire? Dateci il disco e io ti
innescherò gli esplosivi. Ah, ok. È morto. Perché lasciarlo vivo così a lungo per poi sparargli proprio adesso? Non penso sia andata così. Quando mi sono avvicinato a lui respirava ancora. Aveva questa in bocca. Chanun, perché? Per quello che c'era sul disco. La raffineria era una copertura per il programma di armamenti di Chrysler. Ma per chi lavoravano Chrysler e Freeman? Questa operazione ha scritto NSA in fronte. Questo spiegherebbe perché il presidente ci ha voluto mandare qui. Ma che c'entra la sezione rossa? Come facevano a sapere di un programma d'armamenti segreto del governo? Forse questo ce lo dirà. La raffineria era davvero una copertura. La Kensint stava lavorando su qualcosa, il progetto Dark Mirror. A questo punto non abbiamo idea di che tipo di progetto fosse, però abbiamo trovato qualche indizio. L'NSA sta sorvegliando la Kensint da parecchi mesi ormai. Stanno cercando di ottenere informazioni su un progetto di ricerca conosciuto come Dark Mirror. Sappiamo che ha qualcosa a che fare con il laboratorio idroponico che avete scoperto in Alaska. La pianta che avete raccolto appartiene a una specie sconosciuta finora. Si spieghi. È imparentata alla lontana con la Cocleanthes amazzonica, ma ha delle proprietà cellulari che non ho mai visto prima. È stata modificata geneticamente, ma gli effetti sono ancora sconosciuti. Come sapete che è stata modificata? Hanno inserito un frammento di materiale genetico del batterio E. coli qui. Ci sono altre inserzioni strane qui e qui. E questa sezione qui ci preoccupa in modo particolare. Non sappiamo da che organismo provenga, ma lo scopriremo presto. Ho un'altra sorpresa. La Kensint opera in tutto il Nord e il Sud America. Sono interessati ai settori petrolifero, chimico e manifatturiero, ma hanno investito pesantemente anche nell'export e nella ricerca. Le piante di Chrysler venivano spedite da una compagnia peruviana chiamata Kensint Botanicals. Non immaginereste mai che è il capo della sicurezza lì. All'inizio il nome non mi ha detto niente. Dopotutto, quando sono arrivata all'agenzia, lei era già andata via. Poi qualcosa è scattato. Ne sono sicura. È la stessa donna. Te la ricordi? Ah, oh, se la ricorda. Edison Arcrow. Avete lavorato insieme, giusto? Dove stai andando, Edison? Lasciami stare. Te l'avevo detto, Gabe. Io devo andare. Non mi avevi detto niente. Mi dispiace, Gabe. Era la mia compagna, del primo anno all'agenzia. Che è successo? È successo che se n'è andata, ma non so perché. Non ho mai potuto chiederlo perché non l'ho più rivista. Ci sono delle vittime civili. Sono vicino al punto di inserzione. I rapporti continuano ad arrivare da due giorni. Ci aspettavamo da anni una rivolta, ma adesso è scoppiata di colpo e senza motivo. Opera della sezione rossa, vero? Queste vengono dalla squadra in azione alla Kensint. Zeus ha usato un programma di riconoscimento del volto. Ci sono diverse corrispondenze, tra cui questa. La foto è stata scattata a Iquitos quando è iniziata la rivolta. Il nome in codice è White Scorpion, identificato in tre operazioni della sezione rossa. Due proprietà della Kensint e due attacchi della sezione rossa? Non è una coincidenza. No, credo di no.
qualunque cosa si tratti, Edison sicuramente c'è dentro fino al collo. Di nuovo. Lian, sono Ikitus, sto entrando. Ti chiamo via radio quando entro in contatto con Hargrove. Passa e chiudo.